Gentili amici ascoltatori, gentilissime amiche ascoltatrici, buon pomeriggio a tutti dal direttore Stefano Tini. Nuova puntata di Rosso Vivo, ma insomma è la puntata che vi avevamo promesso, quella praticamente del 6 agosto, prima di andare in vacanza, perché poi riprenderemo il 3 settembre, quindi ci concediamo circa un mese di vacanza, anche perché la Formula 1 riposa, la Superbike sta riposando. Il motocross oramai è terminato con Tim Geiser che anche ieri in Belgio con 2 secondi posti ha allungato, ormai si è portato a circa 200 punti di vantaggio sul secondo, quindi titolo mondiale in tasca a 4-5 gare dalla fine. Mentre nella MotoGP anche diciamo, i giochi sono finiti perché Marquez continua a vincere, a stradominare, quindi insomma. Parliamo oggi soprattutto di Formula 1. Con chi? Con Basilio Villari, ricordo opinionista di Formula 1 e non solo, anche di motori, ma soprattutto scrittore del libro Rosso Vivo. Ciao Basilio, buon pomeriggio. Stefano, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Salutiamo l'amico Cesidio Boccia, ciao Cesidio, e il Ferrari Club Ciampino nella persona del presidente Sara Mazzetti, tutti gli iscritti e tutti i tifosi ferraristi, tutti gli italiani tifosi ferraristi. Allora, senti, oggi parliamo in particolar modo del doppio impegno in Formula 1 nell'arco di 8 giorni, 2 gare, prima in Germania e poi in Ungheria, con una Ferrari in chiaroscuro, perché in Germania ha fatto una bella gara Vettel, anche se sono usciti diversi concorrenti e la Ferrari purtroppo sul bagnato non andava bene, appena la pista si è asciugata, invece in Germania è andata benissimo, con il secondo posto dietro Verstappen, malissimo le Mercedes, però la Mercedes si è rifatta con Hamilton praticamente ieri nel Gran Premio di Ungheria, dove la Ferrari non si è mai vista, considerato che Vettel terzo e Leclerc quarto sono arrivati rispettivamente a 1 minuto e 5 e a 1 minuto e 10 secondi. 70 secondi in 70 giri significa un secondo al giro, e se non sbaglio, Basilio, la Ferrari ha fatto anche una sosta in meno rispetto a Red Bull e alla Red Bull di Verstappen e alla Mercedes di Hamilton, che sono arrivati primo e secondo e che si sono dati una grandissima battaglia. Diciamo che il Gran Premio di Ungheria è stato bello proprio per la battaglia tra questi due grandissimi piloti. Ti passo il microfono così ci parli dei due Gran Premi. Sì, Stefano, come dici te, la Ferrari in chiaroscuro, dopo la bella prestazione solo in gara in Germania, perché le prove purtroppo sappiamo come sono andate con le due rotture poco prima dell'inizio delle prove per Vettel e l'inizio della Q3 per Leclerc, e anche se la pista era completamente differente da Hockenheim, però in Ungheria all'Hungaroring non si pensava alla vittoria, ma nemmeno a un distacco così eclatante. La bella gara bella nel senso anche di Vettel, che ha rimontato diciamo, dalla 20ª posizione, 5-6 pit stop a testa, le safety car, le due Mercedes fuori, però è arrivato secondo, staccato da pochissimo da Verstappen, e purtroppo quest'anno la Ferrari ha avuto, non diciamo, chiamiamola sfortuna, a demerito delle gare che poteva vincere come in Bahrain, come in Austria, come in Germania, e succede sempre qualcosa che va contro, o per demeriti del muretto una volta, del pilota un'altra volta, ecco, l'incidente di Leclerc che purtroppo è andato a muro e non è riuscito a ripartire, non come Hamilton, stessa curva, stesso incidente, è riuscito a ripartire, è arrivato secondo, un bel piazzamento, certo come non era quello che si sperava quest'anno, dopo anche un inizio balbettante, però già in Bahrain si era vista una Ferrari fortissima con la prima fila, Leclerc fino a 5 giri, 6 giri dalla fine, primo nettamente in testa, però ecco poi a distanza di una settimana, la Mercedes è riuscita a ribaltare completamente il pronostico, con la vittoria di Hamilton. Forse poteva fare qualcosa di in più, però la toccata all'inizio con Bottas ha eliminato quest'ultimo dalla gara, però la Ferrari è sparita completamente. Ripeto, circuito diverso, manca la Ferrari molto in trazione dall'uscita dalle curve lente, però nettamente un
che è preoccupante, che pure la Red Bull, anche se una sola, quella di Verstappen, ci è passata davanti. Gasly ancora forse non riesce a guidarla bene, non c'ha la grinta, l'esperienza, anche perché ormai Verstappen sono 4 anni, mi sembra, che corre con la Red Bull, e c'ha una sintonia con questa macchina veramente fantastica, un pilota che a me non ho mai nascosto, piace da sempre. Certo, all'ultimo non poteva niente contro Hamilton, viaggiava 2 secondi a giro più veloce, e anche se era un circuito Hungaroring difficilmente la so passare, però era palese che prima o dopo ci sarebbe riuscito a farlo, come ha fatto. Niente, la Ferrari purtroppo, ecco, abbiamo questi cali da una corsa all'altra, soprattutto da una settimana all'altra, ripeto, circuiti differenti. Speriamo adesso che a Spa e a Monza ci sia qualche novità aerodinamica, soprattutto per Monza. Spa abbiamo solo la prima curva, la Source, lenta, però poi è un circuito abbastanza veloce, poche curve in appoggio, cioè poche curve in appoggio, però con diciamo la trazione, la ripresa delle curve non è tanto lenta, e si può fare qualcosa in più. Monza può essere un circuito per la Ferrari quest'anno, però ripeto, non è la Ferrari che tutti vogliamo, che un circuito può andare bene, un circuito può andare male, dobbiamo aspettare la pioggia, speriamo di no perché non si cammina più, però purtroppo almeno una vittoria, ecco, almeno quello, non dico Spa, ma fosse Monza con Leclerc sarebbe il massimo quest'anno, e saremmo contenti veramente, primo io, più di questo non possiamo aspettarci. C'è già chi dice che però se in Belgio e a Monza, due piste fatte apposta per la Ferrari, grandissima velocità di punta, se in Belgio e in Italia la Ferrari non dovesse vincere, si parla di stagione fallimentare. Sei d'accordo, Basilio? Sono d'accordo, sì, fallimentare completamente. Col senno del poi è facile parlarne, di Binotto, di Mattia Binotto al muretto, se fosse andata bene la stagione diventava il migliore che ci sta sul mercato, ma non lo vedo, forse dal punto di vista tecnico, non si discute come ingegnere e come preparazione tecnica, però non lo vedo al muretto, anche perché qualche volta il muretto quest'anno ha sbagliato più di una volta la scelta. C'era poco da fare, perché sicuramente, come ha fatto domenica, qualcuno ha criticato Verstappen, cioè non Verstappen però la Red Bull, di fare una sola sosta, però sono sincero, in certe occasioni quando sei inferiore all'avversario cerchi di mescolare le carte, ti inventi qualcosa anche se sai che può andare male, però per ingannarlo, per cercare di fare qualcosa di diverso, che possiede di tutto nelle gare di Formula 1, e allora riesci a vincere, ecco. Però come ha fatto Verstappen domenica scorsa, ha fatto una sosta, però ecco, Hamilton con 2 soste, non solo che aveva un distacco di 20 secondi, la ripresa gli ha dato anche 7 secondi di distacco. La Red Bull si è pensato di scombinare un po' le carte, non c'è riuscita, però secondo me ha fatto bene, perché se anche Verstappen avesse fatto 2 pit stop arrivava a 50 secondi per lui, altri 20 secondi di stop era 17, perciò sarebbe stato la sconfitta. Sono sicuro che la Red Bull partiva già sapendo che la gara andava male, però ecco, hanno giocato così. E la Ferrari quest'anno ha giocato qualche gran premio con la sorpresa, ma non avendo la prestazione, non avendo la macchina, può ingannare poco. Sì, d'accordo con te. Due notizie importanti di mercato, perché ieri poi al termine al termine del Gran Premio di Ungheria, i due team principal di Mercedes e Red Bull hanno dichiarato che prenderanno delle decisioni importanti circa le sostituzioni dei secondi piloti. Bottas c'è Ocon in casa Mercedes, che è pronto dal 2020 ad andare al posto di Bottas, insomma le decisioni le prenderanno prima del Gran Premio del Belgio, che si corre il primo settembre. Stesso discorso per quanto riguarda la Red Bull, potrebbe addirittura esserci un clamoroso ritorno di Danny Kvyat, che è arrivato terzo in Germania. Quindi prendi queste decisioni che sono state dette al termine del Gran Premio di Ungheria? Io per esempio su Bottas ho una mia sensazione. Il Bottas nelle ultime gare forse ha gareggiato troppo contro Hamilton, ha sfiorato diversi contatti, lo ha fatto in Ungheria anche domenica, si sono presi, per fortuna tutto a posto, ma soprattutto gli è stato a un certo punto dato un comunicato prima che Hamilton cambiasse per l'ultima volta gli pneumatici: stanno arrivando Verstappen e Hamilton, una raccomandazione a Bottas come di rallentare un po' Verstappen,
mentre invece Bottas è già la seconda o terza volta che quando arrivano Hamilton con il pilota che gli sta davanti proprio si toglie e li fa passare tutte e due tranquillamente. Io ho questa sensazione che ci sia qualcosa in casa Mercedes con Bottas, che ormai è arrivata ai ferri corti con la Mercedes, e quando la Mercedes gli dà un ordine, sì, lo esegue, però non lo fa come dovrebbe farlo, cioè, cercando un po' di ostacolare il tipo Verstappen in Ungheria, quando invece praticamente li ha lasciati passare tutte e due. Forse la Mercedes gli chiedeva di fare come l'anno scorso, bravissimo, a Monza con la Ferrari, bravo. Guarda Stefano, io Bottas non parliamo, è un'ottima, vedendo quella Mercedes, un'ottima seconda guida. Secondo me quest'anno, è un mio parere personale, non rientro nei piani Mercedes, però potrebbero accontentarlo di fargli vincere qualche altra gara e magari accontentarlo, tanto la Mercedes il mondiale lo vince uguale, però ecco c'è Hamilton davanti che deve vincere. Però accontentarlo di fargli vincere un mondiale, anche perché adesso ancora la Mercedes può, anche perché cambiando i regolamenti, cambiando gli anni, può essere che l'Antonio la Mercedes non vince più, per carità. Però c'è Hamilton davanti, che non è il tipo che si lascia influenzare da queste cose. Però come era partito quest'anno Bottas con la prima vittoria in Australia, poi ha fatto delle belle prestazioni da Monte Carlo in poi, quando durante le prove lo hanno, tra virgolette, secondo quello che vediamo noi altri dal di fuori, se visto in televisione, l'hanno boicottato a non farlo scendere perché passava davanti a Hamilton, e si è un po', ecco, un po' innervosito. Poi c'è la scadenza del contratto e ha fatto diversi errori che lo stanno pregiudicando a favore di Ocon, e ormai penso che Bottas alla carriera Mercedes l'ha finita. Per quanto riguarda Red Bull, Gasly, ripeto, non è Verstappen, per carità, però ecco, limitarlo così. Sì, no, il distacco è enorme, però ecco, riprende di nuovo Kvyat, secondo me la Red Bull ha puntato tutto su Verstappen e ne ha fatto bene, però ecco, mandando via Ricciardo, anche se Ricciardo e Verstappen tutti e due non potevano stare, a questo punto preferirei tenersi Gasly oppure prendere un altro giovane, però a quel punto Gasly, quello che fa va bene così, però poi sono scelte di mercato, sponsor, retroscena noi altri non conosciamo. Però ecco, Gasly non, certo, oggi come oggi, rispetto a Gasly c'è sia Albon che Norris che viaggiano ovviamente su altri livelli e con vetture meno competitive. Sì, torniamo un attimo a Bottas, perché su questo pilota dobbiamo dire che in gara fa tanti errori, ma per esempio in qualifica 11 gare, 6 volte davanti ad Hamilton. Signori, Hamilton in qualifica è un mostro, eppure Bottas 6 a 5 sta conducendo su Hamilton, e credo che abbia addirittura una pole in più di Hamilton. Non vorrei sbagliarmi, comunque, strana davvero questa cosa. Evidentemente in gara non sta rendendo bene, e soprattutto credo che i Mercedes abbiano notato che ha fatto qualche sgarbo a Hamilton, oppure che non abbia rispettato qualche direttiva proveniente dai box. Questa Bottas No, ma gliela. sicuramente cambia. Sicuramente Bottas va via. Due cose curiose. Una te l'avevo già detta, perché era praticamente del penultimo Gran Premio, quello in Germania. Sono stato molto contento quando sono accaduti i problemi alla Ferrari di Vettel in Q1 e a quella di Leclerc in Q3, che a fine qualifiche il team principal della Mercedes, Toto Wolff, sia andato a rincuorare il nostro Binotto, cose che non sarebbero successe l'anno scorso. L'anno scorso, insomma, più di una volta Mercedes e Ferrari si sono lanciate delle frecciatine molto 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 pesanti. Quindi questo mi fa molto piacere, che il clima stia diventando un po' più disteso, no? Tra queste due scuderie, così come ci sia meno aria pesante tra Vettel e Verstappen, che ieri hanno festeggiato sul podio. Quindi, insomma, in Formula 1 diciamo che sta tornando tutto alla grande. Anche le battaglie tra Leclerc e Vettel e Verstappen piacciono al pubblico, e anche loro due, insomma, penso che siano contenti di farle, no? Perché tutti e due hanno detto che sono contenti. Una volta tocca a lui, una volta tocca a me. Eccetera, eccetera. Quindi un clima un po' più disteso in Formula 1 forse era quello che ci voleva. Sicuramente ci voleva,
E come ho sempre detto e ripeto, non nascondo, questi piloti giovani, Leclerc, Verstappen, che quest'anno più di una volta, anche con Vettel, più di una volta sono scontrati, parliamo di scontri in pista senza dolo, ecco, parliamoci così. Sì, in Austria c'è stata quella toccata, però sono cose che in Formula 1 sono sempre avvenute e fanno spettacolo anche quelli, cioè, purtroppo a danno della Ferrari, per carità. Però ecco, come ha detto Verstappen sia alla fine del Gran Premio d'Austria e soprattutto come ha detto Verstappen nei tre giri che secondo me insignificanti prima della partenza del Gran Premio di Germania, pioggia non pioggia, che poi la pista era quasi asciutta, a un certo punto durante quei tre giri con la safety car il primo Verstappen ha detto, dice, ragazzi, ma qua quando si parte che dobbiamo correre, io non ce la faccio più, io devo correre, cioè non posso stare sempre davanti, queste è il pilota, no? Non per difendere Verstappen, vedo che mi è simpatico dall'inizio, che è giovane, è arrembante, quello che... però ecco, è il pilota, vedo il ragazzo che il pilota della Formula 1 che vuole correre, è quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo cercare di rendere più, anche per lo spettatore, per il pubblico, per tutti quanti. E io l'altro giorno ho visto, domenica scorsa c'è stata, non domenica, la domenica precedente, c'è stata la 6 ore, la 24 ore di Spa per Vetture Sport. E a un certo punto, sinceramente, non so le condizioni climatiche, perché detto che più hanno sospeso la gara 6 ore, ma io non ho visto nessun, non si è visto nessun filmato, però sospendere una gara già di 24 ore, sospende 6 ore, un quarto di gara perso, il pubblico, biglietti, trasferte, disagi, non puoi sospendere la gara 6 ore, e può essere che per 6 ore ha piovuto in una maniera stratosferica, non si può, 6 ore di seguito. Domenica scorsa con la MotoGP l'acquazzone sì che ha fatto, e la gara è cominciata da 20 giri, pioveva, non piove, non lo so, non capisco che non tutti si chiamano Marquez, quello che ha fatto sabato nelle prove, quello è incosciente e ha sbagliato secondo me di brutto, però dobbiamo correre. Poi veniamo a Marquez e veniamo soprattutto al Gran Premio della Repubblica Ceca, perché c'è chi ha detto, dice, beh, ma questi sono un po' stupidi gli organizzatori, perché hanno messo due safety car a fare i giri per praticamente asciugare la pista, e la parte della pista bagnata erano 4 curve, dice, lì basta che una va avanti e una va indietro, una va avanti, invece di fare tutti e 5 chilometri del circuito fanno 800 metri avanti e 800 metri indietro. Cioè, non so adesso chi sia stato a dirlo, però aveva pienamente ragione, perché se facevano girare tutte e due queste safety car e c'era 4 km di asciutto, 1 km di bagnato, e quindi facevano tutto il giro. E uno l'ha detto, dice, ma se le fanno andare avanti e indietro per quel pezzo, e lei, cioè, tanto non è che ci sono le motociclette, 10 minuti e hanno asciugato la pista. Vabbè, cose che succedono, ogni tanto ci capitano queste situazioni incomprensibili. Note di colore delle corse automobilistiche e motociclette. Sì, allora, quindi abbiamo detto, la Formula 1 riprende con due Gran Premi uno dietro l'altro, il primo agosto Spa, primo settembre Spa, 8 settembre Monza. Una distanza una settimana dall'altra, due piste veloci, velocissime, sotto Monza. Avremo Cesidio a Monza. Ah, avremo, ecco, sentendo Stefano. In Spagna, e tu in Belgio. Magari, no, quest'anno niente ferie. Speriamo Monza, una cosa sola spero a Monza che come è successo in Germania la vittoria, che fra parentesi, della Ferrari, che io puntualizzo perché sono malato di statistiche, che la Ferrari dal Malesia 99 al Giappone 2002 ha fatto sempre 50 del Gran Premio, sempre a podio, almeno una delle due vetture a podio, sono 50 del Gran Premio consecutivi, e in Germania la Ferrari, diciamo, ha vinto rimanendo ancora con questo record imbattuto, in quanto le due Mercedes sono arrivate nona e botta. Sì, vabbè, no, undicesimo non è andata a podio, perciò non... Comunque dobbiamo aspettare il ricordo. Sì, vabbè. Ma parlavamo... Perché ci fanno sapere, loro faranno ricorso, perché durante il regime di safety car, quei famosi tre giri, sembra che il computer si sia resettato e quindi non è colpa loro ma colpa del computer. Così come, attenzione, abbiamo notato che proprio in quel famoso Gran Premio Leclerc ai box, ha il semaforo verde, sì, esce e va a impegnare la corsia mentre sta arrivando Grosjean. Sì, Grosjean, sì. Hanno penalizzato la squadra, però è l'ultima volta che penalizzano la squadra, dalla prossima volta il pilota. Quindi questa è una notizia ufficiale, anche se io credo che sia sbagliato, perché sì, una volta che c'è il semaforo verde, il pilota non guarda il semaforo verde.
L'ultima volta, per una volta la Ferrari non ci ha rimesso, però attenzione perché dalla prossima volta stessa cosa, semaforo verde, il pilota parte, impegna la corsia mentre sta arrivando un altro pilota, il pilota verrà comunque penalizzato di 5 secondi, quindi per quella volta l'unico precedente di basta, quindi è andata bene alla Ferrari dopo tante volte che è andata male alla Ferrari, quindi... Scusa Stefano, riprendo il discorso di quel famoso record della Ferrari che dell'Austria l'anno scorso, le due Mercedes non erano andate nessuna delle due a podio, perciò hanno fatto i gran premi dall'Austria l'anno scorso alla Germania di quest'anno, prima della Germania, perciò questo record della Ferrari rimane imbattuto di 50 gran premi e speriamo Monza, perché il record sulla distanza un'ora e 14 minuti ce l'ha Schumacher nel 2003. Perciò dobbiamo basta una safety car e stiamo una safety car senza però parlo di safety car senza incidente per carità non si fa male a nessuno una safety car piccola safety un paio di giri e il record di Schumacher ma pure quest'anno dovrebbe speriamo rimanga imbattuto va bene così speriamo le Mercedes all'inizio in partenza si prendano tra di loro in sai con Bottas nervoso io credo che Bottas combinerà qualcosina in anche se peccato che ormai Hamilton abbia già vinto il mondiale, perché no, ci speravo, vista la crescita della Red Bull, tu ci hai sperato prima dell'ultimo Gran Premio, anzi... Se domenica vinceva Verstappen arrivava a 55 punti, 44 punti, una cosa del genere, tolti quell'altro due punti, se dovessero togliere quell'altro due punti a Hamilton c'era ancora... Sicuramente no, però c'era un po' di sale, di pepe, di sfizio, di battaglia, diciamo, ecco, Hamilton ha vinto naturalmente, ormai è fatta, non ci sono più speranze. Senti, saltiamo motocross e superbike, andiamo direttamente alla MotoGP. Sì, no, MotoGP con... vabbè... Il prossimo anno l'hai visto in motocross Cairoli, Jeffrey Erlings, Tim Geiser, Max Anstin e quello che viene, Prado, che viene dalla MX2. Il mondiale... Dice che è uno fortissimo. Uno fortissimo, che è spagnolo? Credo con Cairoli. Ah, squadra con Cairoli. E niente, MotoGP è la... E abbiamo in MotoGP abbiamo la Ferrari della MotoGP a Ducati, e finalmente una parvenza di competitività, però su 20 giri ha preso 3 secondi e mezzo, di cui l'ultimo Marquez l'ha fatto in piedi, si è preso il caffè e poi è arrivato. E... La dichiarazione di Dovizioso, terminata la gara, questo è un pilota di un altro pianeta, non ce ne sono stati uguali a lui. Dice questo è un pilota che fa cose di un altro mondo. Cioè, io ho visto le prove sabato, impressionante, quello che ha fatto con anche col gomme da slick su quella pista bagnata, e anche detto da lui, ha rischiato. Dice però alla fine è stato bellissimo. Ma non ci stai a testa, scusa, mi parlo in termini proprio tecnici, come dice l'amico mio, tu non stai bene. Però ha dimostrato che, ma non lo so, è forte, c'è poco da fare. Avrà la moto, avrà tutto quello che è, però quello che fa lui con la moto, un altro non lo fa, c'è niente da fare. E perciò a Ducati va da seconda, ma a 3 secondi su 20 giri, è come a Ferrari a Ungheria, stessa cosa. L'ultimo giro poi Marquez l'ha fatta a spasso proprio, si è alzato, si è guardato indietro. E poi oltretutto quello che corre da solo, cioè c'è una volta che corre, no, tranne quello di Gacilov. C'è un ufficiale Lorenzo è corre da solo, praticamente corre da solo e vince, sì, sì. Perciò vabbè, questo qua ci teniamo così e va bene così. Prossimo Gran Premio in Austria, domenica prossima pista Ducati, mi sembra che sono 3 anni che vince Ducati, pista Ducati, perciò speriamo in Petrucci, che domenica è sparito, Dovizioso, che domenica ha fatto una bella gara, sinceramente ha tenuto finché ha potuto, poi ha dovuto mollare. Ma comunque Ducati seconda e terza, sì, Miller con la Ducati non ufficiale, perciò speriamo domenica prossima che nella Ducati una bella gara e che si interrompe un po' ripeto dal punto di vista statistico, che vince la Ducati, anche se il mondiale diciamo è già quasi assegnato, così va bene così. Petrucci probabilmente ha risentito della scomparsa dell'addetto stampa, sì. Proprio di Petrucci, no? Luca Semprini mi sembra, sì, l'addetto stampa Ducati di Petrucci, e gli si può perdonare insomma un gran premio anonimo a ma Petrucci. Non può succedere, per carità. Sì, una persona, un infarto, così, giovane, 35 anni,
una cosa del genere, purtroppo è la vita, è... cioè giustamente il pilota nelle sei, poi succede che durante l'inverno magari il pilota riesce ad ammortizzare, ad assorbire la sta perdita, diciamo, perché sta a fianco tutta la vita, però ecco, succede il sabato, venerdì notte, il pilota giustamente ne sentiremo tutti. Parliamoci chiaro, sono super uomini, però alla fine sono umani anche loro. E l'umanità è quell'uomo, è quella, la persona è quella, e i sentimenti soprattutto sono quelli. Basilio, buone vacanze qui a Roma, a te come a me, noi rimaniamo qui a Roma. Noi siamo a Roma e siamo alla piscina della Vigor. Sempre alla Vigor, tutti i mattini siamo in Vigor. Facciamo pure un po' di pubblicità a Vigor Sporting Center, non ne ha bisogno, però noi stiamo lì. Chiunque volesse raggiungerci, insomma, stiamo lì per farci una nuotata, per affogare, per prendere un po' di sole. Un po' di un caffè, siamo a disposizione. Chiunque veramente, facciamo un appello, chiunque vuole può venire a trovarci alla Vigor per Conti, chiede di Basilio, di Stefano, e siamo lì tutte le mattine fino all'ora di pranzo, siamo in piscina e vi accoglieremo, se venite a trovarci vi accoglieremo veramente con affetto e con sincerità. Allora, termina qui Rosso Vivo, ritorniamo il 3 settembre, Gran Premio del Belgio alle spalle, Gran Premio di Monza che dovrà arrivare, ci sarà Cesidio Boccia, perché Cesidio lo avremo anche a Monza, Basilio Villari, sarà una puntata importante, torneremo il martedì ma all'orario canonico alle 8 di mattina, quindi un abbraccio di cuore a tutti, grazie ancora Basilio. Saluto a tutti, ciao Cesidio, ciao Sara, ciao Club, e forza Ferrari, speriamo in due Gran Premi vittoriosi, dai, teniamo duro. Forza, ciao a tutti, un abbraccio, grazie per l'ascolto.